21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo appuntamento con Replay. Stiamo entrando nella fase cruciale del campionato di Serie C. Inizia la primavera, speriamo che non sia maledetta, come cantava Loretta Goggi, e a 5 giornate, al termine del campionato, tutto può succedere per quanto riguarda il terzo e il quarto posto. Questa sera si gioca Cesena-Reggiana, una partita che ci riguarda da vicino, proprio perché il Cesena è terzo con un punto di vantaggio, ma anche per quanto riguarda la testa della classifica, con la Reggiana che deve riavvicinarsi al Modena. È finito in parità, come tutti sapete, il derby tra Teramo e Pescara. Ne parleremo tra poco, parleremo anche delle dichiarazioni del presidente Sebastiani per quanto riguarda il futuro. Andiamo a presentare gli ospiti di questo numero. Ritrovo con piacere il direttore sportivo Andrea Iaconi. Buonasera, direttore, ben rivisto. Grazie. Al suo fianco un altro volto conosciuto negli ambienti sportivi pescaresi, l'allenatore Massimo Epifani. Buonasera, buonasera. Massimo, buonasera. Ben ritrovato. Grazie. Poi i nostri compagni di viaggio, Totò De Leonardis, buonasera Totò, buonasera. Al suo fianco Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, buonasera. E per ultimo Francesco Di Francesco, da doppio ex della partita, va bene? Buonasera Francesco. Buonasera, salve a tutti. Saluto Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, è iniziata proprio 10 secondi fa la gara del Manuzzi tra Cesena e Reggiana, ovviamente 0-0, vi aggiorneremo perché questa partita può definire tanto in chiave terzo posto, ma anche per la lotta per la vittoria del campionato. A te. Saluto Loris Benedetto alle telecamere, Maurizio Daguin in regia. Allora partiamo subito perché sono tanti gli argomenti, parleremo anche della polemica tra Mourinho e Zeman, perché quando si parla di Zeman a Pescara poi ci si divide sempre. Andrea sorride perché vabbè, Pescara è questo, no? Qualsiasi argomento è lecito per catturare l'attenzione degli sportivi pescaresi. Intanto, per chi ha tifato Andrea, Teramo o Pescara? Per tutte e due. Io tifo sempre tutti e due. È chiaro che 15, allora, facciamo 15 chiarezza. Anni a questa Pescara. È la trasmissione in chiave pescarese. Domani ci sarà la trasmissione in chiave teramana, quindi. No, vabbè, dai, è chiaro che 15 anni a Pescara non li dimentichi, no? Quindi, Teramo è stata una, secondo me, una bella parentesi per quello che mi riguarda. Direi che se vuoi andare sulla partita, il pareggio è giusto. Dopo ne parliamo. Massimo, perché ha tifato? Ma io sempre ho giocato anche col Teramo. Quindi, esatto, doppio ex. Importante, la cosa bella è rivedere gente allo stadio, bella condizione pubblico, anche perché rivedere tutta quella fila per entrare allo stadio non si vede da tanto tempo. È stato un bel derby tra i due tifosi, si sono rispettate. La partita... credo che il pareggio sia giusto. Sicuramente ha vinto il pubblico. Io pescarese, perché... sono pescarese a tutti gli effetti, quindi ho fatto tutte le trafile. Quindi. Ha vinto il pubblico perché da tempo, anche dopo la pandemia, non si rivedeva questo grande interesse in uno stadio di calcio. Adesso gli stadi torneranno dopo la partita nazionale al 100% della capienza, quindi si torna un po' alla normalità. Andrea, è dispiaciuto un po' per Allegri, per l'eliminazione della Juventus? Sì. Molto, molto, perché siamo rimasti tutti male, anche perché la Juve sul campo era superiore al... Oggi questo mancato rinnovo di Dybala? Te l'aspettavi? No, però la situazione non è molto chiara. In che senso? Ormai è chiaro. Nel senso che adesso sì, però quando ho parlato io prima non era... C'è stata proprio un'ora fa una dichiarazione, Andrea, sì, del dirigente della Juve, perché non c'è stata trattativa, non è stato fatto il contratto, ha detto che Dybala non era più al centro del progetto dopo l'arrivo di Vlahovic, quindi neanche un'offerta a ribasso, contratto non rinnovato. Considerando il rendimento di Dybala, i continui infortuni, mi piange il cuore a dire, ma che ha forse ragione la società, senza nulla togliere alla grandezza di Dybala giocatore, ma uno che gioca tre partite, quattro le salta, poi ne rigioca cinque, poi ne risalta due, a questi ovviamente livelli molti da devi garantire almeno 40 dicendo, partite. Che succede questa sera? Non si parla di Pescara, si parla... Vabbè, con voi possiamo parlare di tutto. Hai detto pareggio giusto, ti aspettavi un Pescara diverso? No, io quest'anno veramente ho visto più partite del Pescara che del Teramo. Beh, il Pescara era in un buon momento, mi sarei aspettato qualcosina in più, però il Teramo ha fatto una buona partita.
Massimo, possiamo dire che non è stato il miglior Pescara, non è stato il peggior Pescara, una via di mezzo, insomma, rispetto alle altre partite, perché ci sono state anche prestazioni peggiori da parte del Pescara. Io ho avuto il piacere di vederlo anche 3 giorni prima col Cesena, mi ha fatto una grandissima impressione. Sì, il Cesena è stato al migliore. Però ho visto anche il Teramo giocare in casa tante volte e credo che molti meriti di quel Pescara visto sabato è anche merito del Teramo, perché è una partita che ho detto prima della partita che si poteva decidere per i dettagli di una gara, cioè poteva, un episodio poteva sbloccare questa partita e così è stato. Pescara sta venendo da un momento molto molto positivo. Il punto di Teramo credo che sia un punto da accettare con grande... bene, perché innanzitutto dà continuità ai risultati e poi l'obiettivo principale è cercare di arrivare terzi in classifica. Francesco, tu come l'hai vissuta? Bene, con grande tranquillità. Ovviamente sarei stato felicissimo se il Teramo avesse vinto, perché ormai nei 180 minuti è normale che tra Teramo e Pescara scelga il Teramo. Nella restante parte della stagione il Pescara magari che vince il campionato. No, come hai vissuto questa giornata bella? Dico, come la giornata è stata di sport, la giornata, no? È stata bellissima come giornata di sport, splendido, grande messaggio di calcio vero da parte delle due tifoserie, da parte di tutti, non solo delle tifoserie delle due curve, ma anche ai distinti e in tribuna c'erano molti tifosi del Pescara, che magari non si sono visti molto perché non c'è stato il gol né da una parte né dall'altra. E credo che si possa dire, e qui chiamo in causa Massimo, che più che Andrea, perché Andrea poi è un diplomatico, Massimo è un ex giocatore, è un ex, anzi no, ex allenatore no, ed è un allenatore, credo che nessuno meglio di lui possa dire, stavo pensando all'ex Iaconi, pure lui ex giocatore di 50 anni fa, siamo rimasti in pochi da allora. Mi sembra che credo che la partita sia stata molto bella e interessante sul piano tattico e da una parte e dall'altra, soprattutto sul piano per il Teramo, che è una squadra inferiore al Pescara, come ci dice una classifica di 3/4 e più di campionato. Totò, allora come collochi questa partita nella stagione? Ma un mezzo passo avanti, nel senso che comunque è stata una partita, anch'io penso, io ho visto in televisione, mi sono perso la parte migliore, cioè il pubblico, sia da una parte che dall'altra, però è stata una partita equilibrata, direi, con leggera preferenza del Pescara, che ha avuto anche un paio di occasioni nel primo tempo, la ripresa è stato meglio il Teramo, che soprattutto ha saputo interpretare meglio la gara chiudendo il Pescara e quindi avendo la possibilità di reagire. Quindi voglio dire, ci sta, questo momento della stagione ci sta. L'unica cosa, certo, il fatto del pareggio, prendendo solo un punto, quello che dico da tanto, cioè non è tanto importante il terzo e il quarto posto, se lo ripeto da tempo, nel senso dipende da come ci arrivi, perché se ci arrivi perché a terzo o quarto perché perdono Cesena e Entella, voglio dire, non è che devi fare salti di gioia, insomma, al di là di tutto. Però sicuramente è un minimo di continuità c'è stata rispetto alla gara col Cesena, che senz'altro è stata una bellissima partita. Riccardo, sei d'accordo? Bah, io mi aspettavo da parte del Pescara una partita diversa, ti dico la verità. Quindi, che ti aspettavi? Dopo aver visto la partita della settimana precedente mi aspettavo un po' più di agonismo, un po' più, soprattutto in fase offensiva. È vero che il Teramo si è difeso molto bene, ma mi aspettavo da parte del Pescara una partita un po' anche più maschia. Ha preso 4 ammonizioni, ma che poi alla fine non per gioco scorretto, tranne una. Quindi, cioè, non ha fatto. Ha fatto una partita giusto, no, lo 0-0. Scusa, come 3-1, cioè sono state tutte ammonizioni per agonismo. Sì, ma erano. Qui non è stata una partita cattiva. No, ma state ammonizioni che potevano non essere ammonizioni. Cioè, non è che. Forse è stato troppo severo. Esatto, c'erano state ammonizioni che gli altri potevano non darle. Quindi non state falli cattivi. Ho fatto una partita così, secondo me va bene il punto, io ti dico la verità. E mi aspettavo un'aggressività diversa da parte del Pescara che non ho visto. Allora, tutto va in archivio perché questo campionato sta entrando, dicevo, proprio nel vivo, e la presenza di Andrea questa sera ci consente di fare anche delle analogie con la Serie C di 20 anni fa, dove era tutto diverso anche per quanto riguarda i playoff.
però c'è una situazione quasi simile in questo senso, perché la società ha scelto un allenatore, Auteri, 20 anni fa voi sceglieste Ivo Iaconi, sempre in un clima ambientale non facile, si arrivò fino alla fine della stagione e Ivo arrivò a quella semifinale di Catania con il gol clamoroso dato a Ciccone in netto fuorigioco. Però come finisce il campionato, la società che crede in quell'allenatore rinnova il contratto per la stagione successiva e si vince il campionato. Perché dico questo? Perché ci sono delle dichiarazioni del presidente Sebastiani che fanno presagire un futuro simile a quello di 20 anni fa. Lo andiamo a sentire un attimo e poi commentiamo in studio. Al di là di quello che accadrà sul fronte societario, questo gruppo di giocatori, questo staff tecnico, arrivi o no la promozione in Serie B, secondo il presidente Sebastiani, sono la base su cui si può ripartire per il futuro? Beh, se non ci sarò più io, credo che chi dovesse arrivare, credo che almeno abbia voglia fare una scelta diretta, quindi non credo che poi se gli vanno bene questo, se gli va bene questo gruppo, io sono solo felice, però credo che sia giusto che scelga chi arriva. Se poi per quando sarà da decidere non arriva nessuno, e allora vuol dire che le decisioni dovrò prendere io, e a me questo gruppo piace, quindi non c'è nessun problema. Però mi auguro, per quanto mi riguarda e per me soprattutto, che arrivi qualcuno prima e possa prendere decisioni. Magari non è detto che non siano decisioni che confermino questo gruppo di lavoro. Ci fosse ancora lei, anche Auteri e Matteassi avrebbero la conferma l'anno prossimo. Ah, per me stanno facendo un buon Matteassi e Auteri stanno facendo un buon lavoro. Io ho solo un rammarico di non aver potuto dare dall'inizio una squadra completa come volevamo fare all'inizio del campionato. Questo è il mio cruccio, il mio rammarico, però purtroppo quando si scende da una categoria superiore si hanno dei contratti e i contratti non si possono strappare così. Non siamo una squadra che si può permettere il lusso di avere 1,5 milioni di stipendi lordi fuori rosa, per cui non lo possiamo fare e quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Quando c'è stata la possibilità abbiamo fatto i correttivi stanno dando i risultati sperati. Allora, queste dichiarazioni al microfono di Jacopo Forcella ci portano tanta carne a fuoco. Allora, Sebastiani sostiene il rammarico di non aver potuto effettuare un mercato estivo come volevano per via di quelle situazioni contrattuali, mentre a gennaio è stata rimodellata la squadra. Quindi questo ritardo ha provocato questo tipo di campionato? Può essere, perché quando vieni da una retrocessione poi il problema è a livello economico, perché la Serie C non è sostenibile normalmente, figurati con una retrocessione, ti porti dietro tutti i contratti pluriennali. Allora, Costantini? Gol del Cesena sul rigore Pierini, rigore che però non c'era, perché il fallo è stato dato per una trattenuta di Camigliano su Bortolussi avvenuta fuori l'area di rigore. Non c'è possibilità di rivedere col VAR, l'arbitro ha tenuto la decisione. Cesena in vantaggio. Cesena in vantaggio. Andrea? Sì, dicevi la C. La C non è sostenibile, quindi soprattutto per le società retrocesse è un problema grosso. Lo è per quelle normali, figurati per quelle retrocesse. Se andate a vedere, tantissime città importanti come Pescara sono anni che non riescono a salire. Non è facile vincere il campionato di Serie C, soprattutto se non dovessi arrivare primo, devi fare gli spareggi con una ventina di squadre, tutte città grandi, tutte città che hanno fatto la Serie A. Massimo, in cosa è cambiata la squadra in questo giorno di ritorno? Adesso vedremo anche la classifica del giorno di ritorno. Ma è cambiata tanto, e credo, mi associo a quello che ha detto Andrea, credo che all'inizio, dopo la retrocessione, è dura ripartire. Sicuramente la squadra all'inizio non è quella di oggi, perché al mercato prendi Terisio e Puntisso, sono due titolari in questo momento inamovibili del Pescara. Credo che qualcosa all'inizio che non andava c'era. Quindi ripartire poi con una squadra ex nova, allenatore nuovo, non è semplice. È vero quello che dici tu, è anche vero che sì, le difficoltà ci sono state al mercato per liberarsi di situazioni contrattuali,
però presentarti con Rizzo e Memusciai a centrocampo, quindi con soli due uomini, per di più non al meglio, lì comporta delle grosse difficoltà. Antonio, abbiamo parlato tante volte, adesso è cambiato tutto perché Massimo giustamente sottolinea l'arrivo di Pontisso e De Risio, ma era anche un assetto diverso a livello tattico, no? Era un, era un organico diverso, insomma. Ma sì, non è vero che all'inizio è stato fatto un mercato determinato lì, l'unico problema era Galano, voglio dire, perché Memusciai c'è ancora adesso. Il mercato che hanno fatto a fine estate è stato un mercato importante, voglio dire, non dimentichiamo anche De Marchi che poi è stato ceduto. Poi hanno, secondo me, quindi quella fase lì non è stata colpa della società che ha, purtroppo poteva fare solo quel tipo di organico, è stata gestita male dall'allenatore tutto il girone d'andata. Poi che si sono stati azzeccati gli innesti giusti, perché De Risio e Pontisso sicuramente hanno dato un volto diverso dal centrocampo, all'assetto della squadra, c'è più organizzazione. È una squadra che, tra l'altro, voglio dire, adesso è abbastanza solida, compatta, nel senso che sono pochi cambi. Quello che ha fatto Auteri per tutti i giorni d'andata, adesso lo stiamo vedendo a piccole dose, insomma. Quindi la crescita della squadra credo che sia stata determinata anche soprattutto da questa stabilità che è riuscita a dare l'allenatore dopo 5 mesi, insomma, vuol dire. Ecco, allora Andrea Iaconi, poteva fare di più Auteri visto dall'esterno, perché ovviamente voi del calcio dite sempre che bisogna stare dentro per analizzare tutte le problematiche, però dall'esterno che impressione ti ha dato? Dall'esterno, secondo me, io lo conosco Auteri perché era uno degli allenatori che seguivo tanti anni fa. Ai tempi della Nocerina. Sì, bravo, anche per il Pescara. Soltanto che... E poi perché non è stato preso? Vabbè, colpa mia, perché poi abbiamo fatto altre scelte. Però era uno di quelli che seguivamo. Ma per la B o per la C? Per la B. Secondo me ci ha messo più tempo del solito a inquadrare la situazione, e quindi probabilmente anche l'organico probabilmente è un po' complicato. Voi per la retrocessione, cioè, l'organico lo ha penalizzato, non aveva giocatori funzionali. No, penalizzato questo io non posso dirlo, però ci ha messo troppo tempo. Il Pescara adesso è una squadra, lo dicevo anche prima a voi, cioè, secondo me non ha niente da invidiare con le altre degli altri gironi. Ai playoff se la giocherà tranquillamente, non è inferiore a tante altre, secondo il mio punto di vista. Quindi Francesco ha fatto bene la società a portare avanti il discorso con lui? Secondo questo ragionamento sì. No, secondo quanto ci propone la classifica. Ma anche, diciamo che forse ha fatto bene, intanto bisogna avere... È difficile dire con esattezza e emettere una sentenza. Pensando a tutto quello che è successo negli ultimi anni, che è al primo o secondo intoppo si cambiava allenatore e poi i campionati andavano come andavano, verrebbe da dire di sì. Dopo, qui una volta tanto sono d'accordo con Andrea quando dice è vero, devi stare dentro, perché evidentemente Sebastiani, stando a contatto quotidianamente con l'allenatore, vedendo come lavorava, sapendo cosa avrebbero fatto al mercato di gennaio, ha ritenuto opportuno di andare avanti, anche perché ci risiamo, una squadra completamente in crisi. Qualche mese fa non hai detto mai bisogna stato. Levare l'allenatore. Beh, logico, non ho detto proprio così, che forse, però no, per dirsi anche non cambiare. È una, però no, nemmeno, perché dissi che non è, comunque non era e non è mai stata una squadra completamente in crisi. Crisi. Ricordo bene che è ora di cambiare. Ora di mentre cambiare. Riccardo diceva ora, no, e Totò ora di cambiare, d'accordo con te. È ora di cambiare, l'ho detto prima del mercato di gennaio. Sì. Ci sono stati più momenti nei quali i dubbi erano talmente tanti. Il momento più basso è stato proprio il 21 novembre, quando fu sconfitto a Pontedera, dopo la partita di Pontedera, che lui andò sotto la curva a chiedere scusa ai tifosi, forse in quell'occasione. Sì. Ma non mi ricordo che partita no, che c'era stata. Però l'hai detto. Ci sono stati. Sì, beh, mica mi rimangio che evidentemente mi verrebbe da dire adesso faccio come fa Totò De Ronardis, che è bravo a giocare, giustamente l'esperienza anche Totò l'ha detto. Esatto, a giocare con le parole.
Perché oggi non è un campionato che forse si concluderà in maniera negativa, perché se non vai in B si conclude in maniera negativa, e quindi allora può darsi pure, mo ti rovescio il discorso. Ma non se ho avessero detto, fatto non quello ho detto che avevi torto, sì, quello che avevi esatto, detto. Ma se avessero fatto magari quello che dicevamo in tanti, può darsi, ma può darsi che il Pescara si svegliava prima. Totò. Cioè il macigno che resta sono questi 20 punti di differenza rispetto alla vetta, cioè, quello è eccessivo, 20 punti di differenza, ecco, non era stanno. Questo il campionato, questo tipo di squadra doveva interpretare, poi alla fine c'ha ragione lui, se poi non andiamo in B, voglio dire, è un campionato fallimentare da parte sua. Insomma. Riccardo, perché ridi Riccardo? Sorrido. Ma io che devo dire, io quando c'è stato da dire di cambiare allenatore ho detto di no, ma io non sono mai, anche perché erano era arrivato da 4-5 mesi, cioè è vero che doveva già avere la squadra in mano, però adesso però sembra 4-5 che 5 mesi già sono tanti, ho capito, però 5 su 8, ho capito, però bisogna dare anche il tempo, molti durano 4-5 partite, no? 4-5 ma no, lui, al di là di quella strana stagione, scusa, fammi finire, strana stagione, ma era lui che ci stava ai tempi del secondo Zeman o era il gemello? Che c'entra questo? No, perché lui ha detto di cambiare l'allenatore, dice no, devi dare tempo, Magnabel, perché con Zeman non comincia subito a fargli la guerra e tutto il resto, no. Ma secondo Zeman, secondo Zeman, andiamo per ordine. Rispondo e cerco di stare calmo. No. Il secondo Zeman è stata una cosa disarmante. Infatti ho detto è stata una stagione strana. Ho capito, ma lui allora, restiamo a oggi. Restiamo a oggi, per favore. Iniziamo a parleremo dopo. Con Mourinho. No, cosa ti devo dire? Ti dico quello che ho sempre detto, che per me va bene aver tenuto Teri, in Pescara è in fase di crescita, mi dispiace non aver visto quella cosa ancora che comunque i playoff devi avere, perché se giochi così i playoff vai da nessuna parte, quella rabbia agonistica che ogni tanto manca, cioè non c'è quel mordente, quella voglia di... Hai capito? Perdonami, quelle quattro ammonizioni che ti dicevo prima, sono le quattro ammonizioni che non erano ammonizioni, le ha date, va bene, ha rovinato forse la partita con quelle quattro ammonizioni dell'arbitro, ma non erano ammonizioni. Però se il Pescara riesce ad offrire un'ottima prestazione contro il Cesena, dopo quella positiva di Modena, vuol dire che ha delle risorse, come qualcosa, no? Cioè, anche sul per piano ti aspetti, sicuramente, ma per quello ti aspetti qualità. Sempre qualcosina di più, sì. No, scusate, Torre. Però prima di Cesena è stata pure Olbia, vuol dire, cioè, non dimentichiamo le cose, cioè, Olbia è stata la peggiore partita del Pescara, questo? Perché evidentemente non ha ancora questa sicurezza la squadra, che cioè, mica ci vuole, se riesce a fare la squadra in poche settimane, il problema è il tempo che è stato perso. Quei 5 mesi pesano. Beh, sì. Adesso adesso manca ma poco. Anche dei giocatori, e ti faccio un nome, l'ho sempre fatto, Clemenza, sì, che è un giocatore molto tecnico, in più di un'occasione non mette la gamba la seconda volta, non la mette, ma quando perde la palla, ma discutiamo pure Clemenza, già andiamo a giocare, ma non ti sto dicendo che Clemenza è un giocatore di alta qualità, ma non è un giocatore, probabilmente in Serie A, in Serie B, in C che devi mettere la gamba, c'è l'agonismo. Clemenza, se sbaglia va via. Comunque tra luci e ombre si dice sempre che i campionati si decidono a primavera, no? Quindi arrivare alla fase finale prima dei playoff è importante, perché molte squadre, tutti dicono tra Modena e Reggiana, una delle due che non andrà avrà delle problematiche per i playoff a livello mentale, no? Certo. Quindi cosa serve in questo momento della stagione? Serve che intanto dato i punti di distacco dalle prime due, ti devi preparare ai playoff. Io penso che il Pescara si stia preparando per i playoff. Non è tardi dunque avere questa squadra funzionale, tra virgolette? Per i playoff no, assolutamente no, perché poi i playoff sono un altro tipo di campionato. Pescara deve arrivare meglio classificata possibile, e io penso che già stanno lavorando in ottica playoff, perché loro devono trovare la quadratura importante e cercare di fare quelle 4-5 partite importanti che poi ti fanno fare la differenza. Francesco, scusate, se una squadra ha questa discontinuità, cioè bene, sì, Modena, l'abbiamo detto, Olbia, Cesena, Teramo, ma una domanda, io l'ho visto giocare altre volte, voi ancora più di me, ma a me personalmente Pontisso e Pompetti
mi illuminano la vita, perché è il calcio, è l'essenza, hanno tante qualità, ma il Pontisso e il Pompetto, quindi due, tutti e due, visti a Teramo, uno che l'ha visti per la prima volta, dice, ma vabbè, però mi insegni che una partita... Sì, non... no, no, non ho detto una partita per Pontisso giudicare. Pontisso è la prima partita che sbaglia, Pontisso. Sì, ma appunto ti sto dicendo, ma questa discontinuità è colpa solo dell'allenatore, oppure dei giocatori che non mettono in pratica quello che dice l'allenatore. Non c'è alternativa, perché... Vabbè, c'è anche merito dell'avversario, dai, vabbè. Diciamo francamente, il Teramo ha fatto una bella partita alla fine. No, che il Teramo ha fatto una buona partita. Ho detto prima che il Teramo ha giocato un'ottima partita. Vediamo la classifica del giorno di ritorno. Soprattutto sul piano tattico, giornata, ovviamente Reggiani e Cesena. Io ti parlavo, Raffaele, riportando la partita in meno. Scusami, Francesco. Modena al comando con 33 punti nel giorno di ritorno. La Reggiana 27, se dovesse perdere resterà proprio a 6 punti. Pescara 26, Entella 26, Gubbio 21, Cesena 19, con la vittoria il Cesena passerebbe a 22 punti nel girone di ritorno. Non è cambiata molto rispetto alla fase d'andata, c'è stato lo slancio del Modena, sono cambiate le posizioni in coda, però queste squadre, Modena, Reggiana, Pescara, Entella e Cesena, d'altronde sono le più attrezzate, c'è la sorpresa dell'Ancona, c'è il Gubbio, però tutto sommato... Ma l'Ancona è una sorpresa per quello che ha fatto all'inizio, perché altrimenti guarda il giro di ritorno... 19 due, punti, 4, sì. 6, settimo in classifica. Il Teramo è ottavo. L'Ancona nel ritorno ha fatto prestazione. Un punto più del Teramo. È vero, però il Pescara ha recuperato molti punti sul Cesena, perché sì, ne ha fatti 26, Cesena 19, se dovesse vincere stasera 22. Per il terzo posto, quindi questa lotta a tre... Si deciderà l'ultima giornata, c'è anche lo scontro diretto a Entella Cesena, mi sembra che si giochi a Cesena, Andrea. Cesena Entella, sì. Tu qual è? Molto passa dalla partita di questa sera. Certo, beh, se Cesena dovesse vincere stasera con la Reggiana fa un bel passo avanti. Che Serie C è stata in generale, Andrea, questa del girone B? Ma io erano tanti anni che non facevo più la Serie C, si gioca male. La differenza. Però Modena e Reggiano hanno fatto tanti punti. Sì, però la differenza la fanno gli allenatori, non la fanno i giocatori. Non ti è piaciuto nessuno tra gli allenatori? No, ma c'è equilibrio, cioè, la palla è sempre in alto, fallo laterale, i mezzucci ti prendono, gli arbitri secondo me sono da Serie C. Sì, è vero. È un problema perché fai fatica a giocare a calcio. E quando c'è una squadra tecnica che soprattutto poi nel girone C, facevamo l'anno scorso, fai fatica a giocare. Dopo tre passaggi il Pescara ci prova un po' a giocare. Il Pescara è portato a giocare. Posso dire una cosa? Sì. Pure la Reggiana è portata a giocare. Una cosa sul girone C, hai ragione tu del gioco che si vede pochissimo. Però il girone C succede questo, che c'è una squadra che ha fatto più gol di tutti, al settimo posto in classifica, la squadra è il Foggia, l'allenatore Zeman. Vuol dire, dipende anche da come giochi, voglio dire, perché sì, chiaramente il Foggia ha fatto un mercato con i resti, perché se andiamo a vedere come è stata costruita. Cioè, stai dando meriti a Zeman. Sicuramente, direi che quando parliamo appunto di questo terzo o quarto posto, noi non conosciamo le squadre degli altri gironi, cioè quanto può valere il Padova, quanto può valere l'Avellino, quanto può valere lo stesso Foggia. Il Foggia, ripeto, è la squadra che ha segnato più gol nel girone C, addirittura la terza nei tre gironi, solo Reggiana e Modena hanno segnato un gol in più. Vuol dire, per cui giocarsi il playoff, dopo diventa un problema di qualità, di tipo di... Io non mi meraviglierei se Foggia arrivasse fino in fondo, oggi è sette, certo. Probabilmente può ancora arrivare terzo o quarto, nonostante abbia fatto un girone d'andata direi disastroso. Così come sorprende questo Sud Tirol che ha subito solo 7 gol. Esatto, quello poi è una cosa pazzesca. Sud Tirol, 7 gol subiti. L'allenatore ce l'avevo io a Brescia, è bravo. Era bravo nella primavera, era bravo nel settore giovanile, è bravo, è molto bravo. 7 gol è un record. 7 gol è un record mondiale. Sette gol da lontano. Io ho fatto le incontrate pure io, loro hanno una struttura di squadra che sono 6-7 giocatori importanti, hanno una struttura societaria importante, hanno un centro sportivo, loro secondo me è una squadra che ha costruito negli anni quello che sta facendo oggi. Quindi poi c'è questo Padova, complimenti a Oddo perché 5 certo. Vittorie su 5 partite, ha iniziato bene il percorso, anche se forse è troppo tardi perché 7 punti da recuperare, c'è lo scontro diretto, però...
però nei playoff ti ritrovi queste squadre, voglio dire che tutto sommato è tutto un altro campionato, come diceva sì, Massimo, in cui quelli io non ci scordiamo il Catanzaro, che il terzo e il quarto, infatti le seconde dovrebbero essere Padova, Reggiana e Catanzaro, dovrebbero sono. Essere certo, dovrebbero essere queste tre, a parte questo è complicato, è difficile, cioè... più complicato rispetto a 20 anni fa, perché no, i playoff erano diversi, attenzione, i playoff è un cammino lungo, anche sì. Se quelle che partono da seconde che saltino i due turni, ma poi arrivare infatti, fino è un altro mezzo campionato, cioè, no, quindi dicevo i playoff vostri erano più corti. Erano a 4, esatto. No, no, allora era più facile, semifinale e finale. Allora adesso diamo la linea alla pubblicità e Andrea, sempre 1-0, sempre 1-0, gara molto nervosa, soprattutto la Reggiana nervosissima, cartellini, simulazioni, proteste con l'arbitro, la Reggiana sente che questo campionato potrebbe sfuggire di mano, però gara ancora lunga. Pubblicità e poi torneremo in studio, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21:37 minuti, ripartiamo da Andrea Costantini. Che raddoppio succede? Del Cesena. Raddoppio del Cesena con Pittarello al 37esimo, Cesena 2, Reggiana 0, classica azione di contropiede, ma lo abbiamo detto, la Reggiana è nervosissima, tanto tempo passato a protestare con l'arbitro, Cesena più nella partita che ora ha raddoppiato con Pittarello. Vogliamo aggiornare la classifica, Maurizio, se ci riusciamo così a volo direttamente per vedere cosa cambia. Il Cesena si porterebbe, cioè resterebbe con 4 punti di vantaggio sul Pescara, quindi consoliderebbe il suo terzo posto in classifica. Andrea, che dici? Quante partite mancano? 5? 5 partite mancano, sì. 4 punti è difficile da recuperare? Beh, non lo so, qua, no, non è difficile, però non so il calendario, non so con chi devi giocare. Cesena domenica va a Fermo e poi Cesena Entella. Sono partite. Pescara c'ha il Pontedera e poi? Pontedera, poi va a Lucca, poi c'è Pescara Grosseto, può vincere tutti poi cinque. Al Grosseto in casa, la penultima. L'ultima giornata a Pistoia. A Pistoia e poi l'ultima in casa con Limolese. Tutte squadre. Però non vuol dire che sia facile. Certo, è ovvio che Andrea, la penultima a Pistoia. La stagione del Pescara, abbiamo sentito anche il presidente Sebastiani, perché tutti domandano sempre sul futuro, la probabile cessione. Beh, mi è piaciuto quello che ha detto, perché ha fatto squadra, ha fatto gruppo con l'allenatore, non l'ha mai messo in discussione, lo ha aiutato, lo sta continuando ad aiutarlo, è giusto, se lui ci crede perché no, cioè è giusto che sia così. Ecco, è una società che però ha speso molto in questa non stagione. È che ha speso, quando retrocedi è chiaro che questo è un campionato che per Pescara è molto oneroso. Però non è che aveva programmato la retrocessione, capita. No, non so chi, forse Totò diceva quando si retrocede tu punti ovviamente a risalire subito, che non è facile per nessuno, però questo dispendio a livello finanziario poi lo puoi pagare a caro prezzo anche per gli anni successivi. Il problema è quello, il problema è che se lo fai un anno, due anni, ma se continui a fare la C è un problema. E quindi le entrate che ci sia la volontà, la netta volontà di passare la mano? Io l'ultima volta che ho parlato con lui mi ha dato l'impressione di essere un po' stanco. Anche in questo ci sono delle analogie, però, con quella storia vostra di 20 anni fa, quando Oliveri, dopo le tante critiche, era stanco di fare calcio dopo più di un decennio. Noi dopo la retrocessione Oliveri prese in mano la situazione. Sì. E siete tornati in B dopo due anni. Però in B poi, sai, quando viene a mancare la passione, l'entusiasmo. Lì era un problema economico. Quando rimettemmo un po' a posto la situazione economica, il commendatore decise di lasciare. E a me mi disse: arrangiati, fa quello che ti pare, però con me non ci contare più. E regalò la società. Non se come ti sei arrangiato? Sono arrangiato che poi arrivò Paterna con i soldi che vendemmo Calaiò al Napoli, andammo avanti. Vabbè, vivevamo non nella povertà, però dovevamo stare attenti a fare i conti. No, voglio dire, tu intravedi in Sebastiani così la stanchezza di tanti anni, perché il calcio logora, no? Un po' a tutti, quindi quando non ci sono nemmeno i risultati, problematiche finanziarie, le critiche eccessive, anche motivate, perché ormai Pescara dopo due retrocessioni sul campo arriva un'altra stagione in C non esaltante. Io penso che Sebastiani è criticato a Pescara, però è un po' una caratteristica della città. Io mi ricordo anche i tempi di Sibiglia, quando ne abbiamo subite, poi lo rimpiangi. Sebastiani ha fatto tutto quello che i primi anni di questa società. A me piace, io ero fuori, ma a me piaceva molto perché faceva calcio, cioè faceva i giovani, il settore giovanile e le plusvalenze e l'organizzazione, ha vinto i campionati e vabbè, retrocedi, ma Pescara è una società che oscilla tra la B e la A.
Quindi lui, in questo momento come ci si lui non ha fatto male, secondo me, come, come gestione societaria. Cioè, il pensiero quale può essere? Vendo, però non ho la certezza di vendere fino a quando ovviamente... Il problema innanzitutto è vendere in una società di serie C è complicato. Soprattutto se poi hai, non so la situazione del Pescara, ma se hai qualche debito è difficilissimo vendere la società. Se ci riesce è un fenomeno. In Vienna è diverso. No, voglio dire, cioè, poi si vendono a figure non italiane, quindi a cosa andiamo incontro secondo te? Figure non italiane a livello di serie C, non lo so, non lo so. Poi adesso la prima cosa che devi fare, il Teramo, è una di quelle che ha fatto, è lo stadio. Ah, cioè chiunque viene qui. Sì. O altrove, la prima cosa è lo stadio. Se tu vedi gli americani che sono entrati, la prima cosa è lo stadio. E quindi se parti da lì e magari c'hai le istituzioni che ti aiutano, può essere che qualcuno trovi. Totò, tu hai novità, tu che giri la città, quindi... No, novità no. Pensi che sia arrivato il momento? Ma è lui quello che sta ripetendo Sebastiani da tempo, insomma. Tra l'altro la prima bisaglia, che la cosa mi lasciò perplesso, è quando disse che non voleva fare nulla al mercato, non voleva cambiare allenatore, non voleva fare acquisti, perché tanto se ne doveva andare, ti ricordi? Forse visto dopo l'avrà detto soprattutto per la rabbia, per il fatto della contestazione eccetera, perché dopo insomma il mercato di gennaio l'ha fatto bene, tra l'altro. Credo però che questa voglia di tirarsi fuori ci sia, io quello che non capisco è quando dice sicuramente lascio la società a gente seria, è una cosa che non sa nemmeno lui, sicuramente, perché quando parliamo, come diceva Andrea, di questi americani, questi fondi che già l'ho detto altre volte, che peraltro acquistano società di serie C, l'Entella, il Cesena, la Pistoiese, insomma tutti investimenti, io non so dove possa arrivare e quale sia possa essere la serietà per il futuro, voglio dire, di queste nuove proprietà. Per questo non mi entusiasma questo tipo. Io l'ho già detto. Ecco, secondo voi in lui predomina più il pensiero del momento, cioè far bene in queste ultime 5 partite più i playoff, oppure pensare già a programmare il futuro con Otero Mateazzi, come ha fatto chiaramente intendere, oppure c'è questa situazione? Certamente sta pensando e spera di poter chiudere la stagione nel migliore dei modi, nel migliore dei modi possibile, la promozione in B, ma comunque di dare un significato a questi ultimi mesi. Io credo che anche sul piano economico, io credo che lui riuscirà a vendere, ma sono anche convinto. Ma per la vendita dici tu? Dice come ha detto Zappacorta, come ha detto Dino l'ultima volta, voglio dire. No? Dino Zappacorta. Sì. Dipende da che categoria fai. Voglio dire, è ovvio che quello è determinante. Però ma io vorrei che la trattativa si chiuda prima dei playoff, perché non molti parlano di tempi ristretti. Io sono convinto che se però non dovesse chiudersi la trattativa. E questo significherebbe forse anche significherebbe che il Pescara è rimasto in Serie C, lui ripartirà. Ma certo, se non vende sicuro deve restare. Ho capito. No, perché certo? Perché conoscendo... Io mi devo svenare? Conoscendo certo, dico alla città, vedete che volete fare, perché io non posso, vi posso iscrivere la squadra e finisce, ma che fa? Il mondo è pieno di situazioni. Lo ha detto anche lui, lo ha detto, se dovesse andare... Ma perché è un gran signore, esatto, ma soprattutto perché è un grande tifoso del Pescara, che di Pescara effettivo di Pescara, perché non mi guarda che la storia è piena di situazioni, dici io non posso andare avanti, iscrivo la squadra, vedete che volete fare come città, come istituzioni, come tutto. No, ma non si fa più questa cosa. Come non si fa più? No, non esiste che vada al Sine, ma dai, ma che stai a parlare, dai, dove va? Riccardo. Dove va? Non lo può fare. Guarda, mi viene in mente... Tu continui a ribadire che... Ma mi viene in mente la favola di al lupo, al lupo, al lupo. No, io sono quello che vuoi. Venderà. Che finché uno dice vengo alla trattativa, una trattativa quanto dura la trattativa?
Una trattatura di 6 mesi trattatura. Non è una trattativa, è una telenovela, cioè una trattativa. Allora, se uno vende, vende. Una trattativa, secondo me, io ho la mia idea, che rimane lui, quella mia, l'ho sempre detto, e continuo. Perché una trattativa di 6 mesi non è una trattativa, per me. Poi se tu mi dici, sta trattando per vedere se entra nei playoff, se va in Serie B o se rimane in Serie C, e ha un compratore che sta aspettando questo, non è una trattativa ma un'attesa per fare un prezzo. Però a mio avviso, visto che poi lui ha anche dichiarato che probabilmente rimane lui comunque un anno o due, io tutta questa frenesia di vendita non la vedo, non, Massimo, per me. Epifani, tu che conosci bene anche gli ambienti sportivi peschesi, che pensi dall'esterno? Ovviamente. Che conosce molto bene Sebastiani, soprattutto. No, ma Daniele, io credo che innanzitutto è pescarese, è tifoso del Pescara prima di essere presidente. Poi c'è 2 Reggiana a 0. Grazie Andrea. Credo che lui tutto questo tempo che parla di vendita penso più per trovare veramente un compratore serio, perché secondo me lui non lascerà mai il Pescara al primo che viene. E se dovesse andare avanti lui andrà avanti, io questo non lo so, ma credo che conoscendo lui caratterialmente non mollerà sicuramente, andrà avanti e porterà avanti il Pescara. Se capiterà un compratore che ci garantisce che a calcio a certi livelli, secondo me è il primo che si fa da parte, però in questo momento credo che lui, conoscendolo, sta cercando di vincere il campionato, perché lui vuole vincere, e poi dopo magari il campo dirà di no, ma proverà a vincere fino alla fine. Riccardo, sono qualcosa? Pienamente d'accordo con Massimo in tutto quello che ha detto. Andrea, che impressione ha così dall'esterno, senza sapere il dettaglio, anche perché nessuno di noi sa come stanno bene le cose, quindi... Ma è chiaro che se trova qualcuno che subentra e dà continuità, può darsi che lui è stanco e dà via la società. Non è, secondo me non è facile in Serie C trovare gente importante che acquisti la società, perché non... Però, come diceva Totò, molte società di C si sono affidate a questi imprenditori stranieri, Lucca, Cesena, Entella. Forse per... no, Entella no. No, l'Entella no, l'Entella ci sta, il presidente di Brescia. Sì. E forse con questa storia degli stadi c'è un motivo. Ma se non hai un motivo ben preciso dove far... ci vogliono le entrate, soprattutto in Serie C, se non hai entrate fai fatica, è difficile trovare imprenditori che poi alla fine vanno a compensare per l'iscrizione al campionato, come diceva, non è semplice. Andrea? No, nell'ambito di questo discorso, arrivati a fine marzo, non ritenete che sarebbe anche logico che il presidente a questo punto aspettasse la fine della stagione? Perché è difficile, ma se il Pescara si dovesse ritrovare in Serie B potrebbero cambiare anche alcuni parametri di questa trattativa. E poi c'è questa spada di Damocle di un probabile deferimento, e anche quella è una cosa che più dal lato dell'eventuale compratore forse ci può essere un po' di prudenza prima di affondare il colpo. Sono dinamiche appunto che possono incidere secondo voi? Sì, sentiamo Andrea Iaconi. Beh, sì che possono incidere, poi le trattative ognuno le fa come meglio crede, perché uno può fare una trattativa se sto in C e così, se sto in... Si fa piano A e piano B. Cioè, per quanto riguarda le plusvalenze non ne parlo, perché è troppo delicata la cosa. Quindi non... In che senso è troppo delicata? Per il Pescara o in generale? No, in generale. In generale. Per il Pescara col comma 2... È delicata, cioè noi facciamo questo mestiere, quindi sappiamo cosa significa, e quindi è meglio stare zitti. Però Andrea, se dici così sembra che... No, dico così perché speriamo disegno... che va tutto bene, perché se non dovesse andare bene c'è qualcosa di grave. Siccome sono convinto che va tutto bene, non puoi parlare perché... Non si può parlare prima, certo. Però è un problema che può interessare anche l'acquirente, voglio dire. Come? Questa storia delle plusvalenze interesserà pure l'acquirente, l'eventuale acquirente, non è che... È logico, dice... ha detto Andrea adesso, c'è anche quello delle plusvalenze, perché una società che subentra dice sì, e se dopo... Anche ma in questo caso si stanno allungando un po' i tempi, Andrea. Effettivamente sì, anche se poi non c'è in questo caso una data precisa in cui la procura decide di deferire. La procura quando si riunisce poi
ora c'è anche molto lavoro perché ci sono tanti altri casi aperti. Ricordiamo che un eventuale deferimento del Pescara potrebbe essere accompagnato, potrebbe, dal deferimento anche di altri club, anche importanti come Juventus e Napoli, benché questi club, così come altri, non abbiano il comma 2. Il Pescara, come Parma Pisa e Parma, ha il comma 2, però un deferimento in questo momento anche di club altolocati susciterebbe grande clamore, però è un qualcosa che è un po' nell'aria e siamo in attesa. Quindi vuoi dire che questi aspetti possono allungare i tempi anche per l'eventuale cessione? Io penso che per quanto riguarda il potenziale compratore solo una chiusura definitiva di questa vicenda potrebbe essere un'ulteriore spinta a poter chiudere. Finché questa vicenda resta aperta e non viene definitivamente archiviata, è chiaro che ci può essere qualche remora. Riccardo sorride perché sono tante le problematiche, vabbè, quando si arriva a primavera poi la giustizia sportiva soprattutto. Ma anche perché la giustizia sportiva poi veramente l'abbiamo vista in questi anni, decide l'ultima giornata, togli due punti, poi te li ridà, cioè, poi c'è il ricorso in appello, ci sembra una telenovela infinita che ogni campionato non sa mai alla fine quali sono la vera classifica o devi aspettare quella dei giudici, ti ricordo il Palermo. Andrea, ne hai vissuto di esperienze a fine anno quando non si sapeva? No, con Sibilia no. No, non di punti di penalizzazione, parlo di situazioni delicate a livello. Delicate quando hai delle società indebitate, devi fare i conti, è chiaro che come diceva lui prima, non tutti sono disposti a tirar fuori i soldi per iscriverti. Quindi i casi sono molti di società, di città anche grandi che non si sono iscritte. Quindi Sebastiano dovrebbe avere anche qualche ripescaggio c'è stato, no? Anche organizzata, cioè. Voglio dire, Sebastiano dovrebbe avere al suo fianco Iaconi dei vecchi tempi. Come? Dovrebbe avere vicino uno Iaconi dei vecchi tempi, Sebastiani per me. No, che c'è? No, un personaggio ogni tipo cosa ha il suo tempo, noi abbiamo fatto 15 anni bellissimi. Voi siete destinati. Secondo me sai cos'è? Sei anche un po' stancato di tutta questa cosa. È stanco perché ha una parte di persone che sono a suo favore. Iaconi, no, parlo di Sebastiano. Iaconi li ha tutti Iaconi a suo favore. Francesco dalla sua parte. Li ha tutti a suo favore perché ha una simpatia innata verso tutti. Quindi. Invece secondo me Sebastiano ci dice una trattativa così la gente lascia un po' in pace. Perché. Vedi, stai a dire bugie. Non ho detto questo, io ti ho detto che se c'è magari un interessamento nella media della società che è lì, che sta aspettando qualcosa, però è un'aspettativa, non è una trattativa, è che io mi metto a trattare con te, facciamo un prezzo, o sì o no. Non è che sta sei mesi una trattativa. Sì, però c'è quello che ti ha detto anche Andrea, cioè sto fatto delle plusvalenze, e ovviamente può essere un peso per l'acquirente, dice aspetta, scusami, come sta la situazione? Aspettiamo, può essere pure l'acquirente che prende tempo, voglio dire. Quindi tu pensi che la trattativa non vada in porto perché no, c'è anche la spada, una delle case anche, una potrebbe case, essere, sì, potrebbe, sì, altrimenti non potrebbe anche essere quella. Una fesseria altrimenti. No. Insomma. Potrebbe essere quella, ma anche tante altre. Sì, cioè, c'è un articolo. Anche quella della serie C o della serie B. Si fa piano A, piano B, valutazione. Quanto è facile piano A, piano B, e poi ti ritrovi al piano di essere interrato e coperto di marrone fino a qua. E quando si fa una trattativa è facile a dire. Lui può aver ragione, ma secondo me è troppo semplicistico. Sei mesi può durare anche di più, e magari in una situazione diversa, ovviamente dura di meno. E se è vero tra l'altro che Sebastiano ha tutta la voglia e l'interesse a cedere, però giustamente vuole anche avere delle garanzie per non cedere e non far ritrovare il Pescara dopo un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno in mano, ti accorgi che sta in mano a persone che dopo un anno mi ha dato del semplice. Allora, sono le 21:50, torniamo alla linea regia, poi torniamo a parlare di calcio giocato, la trattativa sa maggiormente, vero Andrea? Pubblicità, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali.
Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ripartiamo alle ore 22:03 minuti. Andrea, a Cesena è ripreso il gioco? No? Siamo all'intervallo, quindi chiaramente è punteggio da cui si ripartirà. Cesena 2, Reggiana 0. Un paio di notizie, Enrico, perché in Serie C è saltata la panchina della Fermana, è stato esonerato il tecnico Giancarlo Riolfo. Oggi la Fermana ha annunciato il nuovo allenatore, si tratta di Gabriele Baldassarri. E poi in Serie B ancora instabilità a Brescia, perché dopo che Inzaghi era stato a rischio qualche tempo fa, poi si era ripreso il Brescia con la sua conferma, ora di nuovo Cellino sembra mettere in discussione la permanenza di Filippo Inzaghi sulla panchina delle rondinelle, che hanno pareggiato in casa del Pordenone. E speriamo che non va in Serie A, perché il Brescia. Perché deve prendere qua le trambate, Cellino le deve prendere qua. Cellino è bravo, Presidente. Non ho detto che non è bravo, deve prendere le trambate qua, per come tratta gli allenatori, come uno zerbino, non lo so. Ma tanto lo devo dire io, però li paga. Sì, Andrea, ma ti pago un po' il calcio? No, il lavoro no, sempre. Il lavoro no, perché ero stanco. Cioè non, però non ricordo mai che non era stanco. Non ricordo i tempi. Lui ha guardato che me a Brescia. Lui a Brescia, sì, sì. Bella piazza, Andrò lì. Anche bei ricordi. Simile a Pescara, Sì, bello. È stato bene, dai. Ah, tu sei stato bene un po' dovunque, forse l'ultima esperienza a Termo. No, io a Termo sono stato bene. No, vabbè, non allarghiamo il discorso, sennò Francesco. Lo riprendiamo. Già hai parlato durante l'intervallo.
Sai che ti faccio sentire? Mourinho e Zeman, le sentivi? Mourinho no. Allora, sentiamo un attimo Mourinho cosa ha detto di Zeman. Ok? Vediamo un po' se... Il mio commento è che tu sicuramente non ti aspetti che un allenatore con 25 titoli vai a rispondere a un allenatore con due Serie B. Con due, scusi, non sento. Con due campionati di Serie B, che è il suo curriculum. Ok. Non posso rispondere, scusa. Però mi può dire se secondo lei è vero che la Lazio è favorita, per esempio? Se tu mi fai una domanda in relazione al signore Trapattoni, al signore Cappello, io cerco di ti rispondere, però Zeman, per favore, non posso rispondere. Non mi può dire comunque in assoluto se pensa che sia così? Mancano cinque. Esattamente. Rimando in onda. Allora, Mourinho ha risposto a Zeman, anzi non ha risposto a Zeman, perché l'allenatore ex Pescara aveva detto che la Roma non sta giocando bene, che Mourinho è un po' deluso. E Mourinho, lo ripeto per lui perché Maico ha avuto problemi di udito. È vero, qua questo orecchio, la Maico problemino. Mourinho ha detto... Uno che ha vinto 25 titoli come lui non può rispondere a uno che ha vinto solo due titoli in Serie B. Chi ha ragione? È una risposta, no, ti dico che è una risposta alla Mourinho. Sul piano umano lo sappiamo come Mourinho, quindi. Andrea, ti ha fatto sorridere intanto Mourinho. Che piange sulla spalla di Materazzi, lo stanno aspettando il 50.000. Non allarghiamo. Fossi dell'Inter al San Siro. A Mourinho glielo devi ricordare, questi devono ricordare. Ma parliamo di Zeman, non di Mourinho. E così vediamo se Mourinho dà quelle risposte. Andrea? No, io sono del parere di subire senza rispondere, che tanto poi parlano i fatti. Quindi. E quindi anche la tua risposta è da interpretare. Massimo? Vabbè, dispiace per il mister che c'è una certa età, per quello, perché poi ho sentito quello che ha detto Zeman, non è stato offensivo quello che aveva detto. Però mi sembrava molto preparato. Ma non gioca molto. Mi sembrava molto già preparato Mourinho a rispondere, era già pronto per rispondere. Come sempre. Lui poi è praticamente un fenomeno. Come avete accettato? Se la poteva risparmiare. Ecco. Per me Mourinho, contrariamente a quello che dice Francesco, ma di che state parlando? Mourinho è quello che ha fatto le manette per televisione. Mourinho è quello che ha fatto sul piano comportamentale le schifezze nere. Poi è un bravo allenatore, un altro discorso. Quella delle manette è stata una delle cose più belle che ho visto nella mia carriera. Lascia perdere questa cosa qui, se la voglio risparmiare, perché è stato offensivo. A parte, voglio dire, non c'entrava niente che lui desse questa risposta. Le manette non erano offensive. Ma sì, tra le manette, Riccardo, me la scherzare. Mourinho è un altro livello, è proprio un altro tipo, è un altro livello. Mourinho come Guardiola, Capello, cioè è un altro, secondo me, con tutto il rispetto. Gli ha fatto bene a rispondere così? Sì. Gli ha detto tu, io faccio un'altra cosa. Capello e Guardiola una risposta. Io faccio un'altra cosa. Io faccio un'altra cosa. Perché sono dei signori. Ma è un altro livello. Si sta parlando della risposta, sì, dell'allenatore. Ma tu non puoi criticare un allenatore che ha vinto la Coppa dei Campioni. Ma perché non vince con la Roma? Ma non è vero. All'Inter e agli altri porti, ma come quando me ne frega niente Trapattoni con la Fiorentina, non me ne frega niente di Mourinho, ma sono allenatori di un altro livello, che ha dato un'altra generazione. Io ho la fortuna, non ci sento, ma ho la fortuna di avere la voce, quindi parlo. No, ma io ho la voce più forte della tua, che non alzo. Io ho la voce più forte della tua, sai che faccio anche il cantante. Si sta parlando della risposta che ha dato. Ha fatto bene. E va bene. Chi è Zeman? Cosa ha vinto? Niente. Scusami. Critica Mourinho che ha vinto tutto. Ha fatto bene. Ha detto di giocare e ha fatto bene, risponditi così. Basta, perché stiamo andando sul ridicolo, tutti e due. Sicuramente. Andrea, sicuramente. Aggiornamento della Cesena. Si gioca da 3 minuti, sempre 2-0 per il Cesena. Attenzione, palla gol per la Reggiana. Traversa Piero in questo momento della Reggiana, che poteva riaprirla. Ma insomma, una Reggiana che sembra in campo con ben altro piglio rispetto alla squadra confusa del primo tempo. E ora altra parata di Nardi su un tiro dalla distanza, quindi Reggiana all'attacco. A te, Andrea. Matteassi, che Matteassi non lo conosco bene, ci ho parlato quando era a Brescia 5-6 volte, anche quando era a Teramo. Sì. Beh,
bravo ragazzo, non so, a livello lavorativo quando si dice bravo ragazzo, a Modena aveva fatto anche bene, sai che quando si dice bravo ragazzo non è un complimento, ecco. A Modena stava il presidente era Cesati, sì, Roberto Cesati, che giocava con il Pescara, era l'amministratore delegato del Modena, bravo, lo scorso e anno. Lui era la vecchia lo società, sì. Ci ho parlato un po' di volte, esatto. Vabbè, il primo anno intanto questa squadra ce l'amo, la miglioreranno piano piano, come ha detto Sebastiani. Chi è stato il miglior direttore sportivo della gestione Sebastiani? Che vi ricordo, Dell'Icarri, Leone, Repetto, Matteassi. Beh, vabbè, Giorgio, Giorgio Bocchetti l'anno scorso. Bocchetti, sì. Bocchetti lo conosco poco, ci ho parlato un paio di volte. Vabbè, Repetto è uno che capisce il pallone. Poi non so a livello di direttore com'è, però è in gamba. E chi c'era prima? Ho detto Dell'Icarri quando vinse il campionato con Zema. Dell'Icarri è bravo. Leone successivamente. Leone è bravo pure. Tutti bravi. Leone in Abruzzo è quello che sta facendo meglio. Perché intanto ha vinto il campionato con la Ternana, che non è semplice. Anche l'unico che lavora, per quello sta facendo meglio. No, dico, gli altri non hanno società. Gli altri, qualcuno parla pure un po' troppo e dà giudizi, le ho sentito qualche volta in televisione, frettolosi, e poi magari non finiscono mai gli anni, vengono esonerati, si sta un po' in un modo, scusa, di fare. Scusa, ho perso il tempo. un po' strano, quando ero a Teramo ho sentito un po' di cose, di giudizi. Cose. Io preferisco, no, quando lui stava a Teramo, quando tu stavi a Teramo sentivo dei chi è che parlava dall'esterno, poi gente che poi negli anni non finiscono mai l'anno, oppure vengono esonerati, oppure... Vabbè, ma parliamo di calcio, facciamoli, no, non è che hanno fatto la guerra, quindi... niente vabbè, comunque buoni direttori, insomma, sì. E degli allenatori? Vabbè, ma scusa, basta vedere i risultati. Scusa, l'era di Sebastiani io non l'ho vissuta. Hanno vinto Dell'Icarri e Repetto con lui. Vabbè, Dell'Icarri non è stupido. Assolutamente. Sì, però non potete giudicare un direttore da quello che ha vinto, ma dai giocatori eventualmente che ha portato. No, io non lo giudico, anzi. Cioè, io... perché ci sono dei. Io parto dal presupposto che per fare calcio ci vogliono le strutture, i soldi, il settore giovanile, i soldi. No, le strutture, il settore giovanile, le plusvalenze, e la somma di tutto questo sono i risultati, non i risultati. Prima devi fare. Questo secondo me, perdonami, Sebastiani, che non arriva da una famiglia ricca, Sebastiani queste cose qua le ha fatto, i salti mortali ogni anno per allestire una squadra, questo è il mio parere. Sebastiani ha preso i giocatori nel settore giovanile, ha venduto, ma non è di un'estrazione famiglia ricca che ha dietro dei capitali, a maggior ragione, quindi far venire qua giocatori, guarda, dicevo settimana scorsa, quasi tutti i giocatori che hanno giocato in nazionale sono passati da Pescara, quindi vuol dire che mediamente i direttori hanno lavorato bene, perché hanno portato qua comunque giocatori di livello. Non sto dicendo, ma perché allora i direttori lavoravano, dopo non hanno lavorato più. L'ultimo a lavorare è stato Repetto, prima di lui Dell'Icarri, e non a casa i 20 campionati. Dopodiché i direttori non hanno più lavorato, chiaro? Beh, basta. Significa? Ho detto qualcosa di strano? No, io non. Non ho capito, come non hanno più lavorato? Non hanno lavorato perché hanno fatto. Che ha fatto l'autista? Ha fatto tutta la società, tutta la loro, vuol dire. Prima lavoravano, cioè, Repetto quello che ha fatto. Cioè, decidevano? Decidevano, certo, okay. Decidevano, e dopo il presidente diceva se la spesa era giusta o no, ma sul piano tecnico decidevano loro. La fortuna del Pescara l'hanno fatto Dell'Icarri e Repetto negli anni fortunati. C'è poco da bastare. Andarsi a rileggere le rose di quelle squadre e gli affari che sono stati fatti. Fine. Massimo, ecco, tu che hai vissuto quell'esperienza del Pescara, forse nel momento peggiore, perché dopo Zeman forse sarebbe stato difficile per chiunque. Ecco, tra i tanti allenatori presi dal settore giovanile oppure venuti da fuori, chi ti è piaciuto di più, a parte chi ha vinto, Zeman e Oddo, ma degli altri che giudizio hai avuto? È antipatico dare dei giudizi sui colleghi. Però tutto sommato che politica è stata fatta sulla scelta degli allenatori?
Ma gli allenatori sono passati tanti negli ultimi anni a Pescara e poi per vedere il lavoro devi vedere sul campo. Io non mi permetto di giudicare l'operato degli altri, però credo che se andiamo a sommare gli ultimi anni a Pescara sono passati buonissimi allenatori. Poi chi per sfortuna, chi peraltro ha avuto poca possibilità, però sono passati buonissimi allenatori. Chiedo ancora a Andrea, perché Sebastiano ha puntato negli ultimi anni su allenatori giovani, da Oddo, prima di Francesco, poi Oddo, poi Zauri, adesso la rotta è cambiata, infatti in C ha proposto un tecnico navigato come Auteri. Non c'è mai una ricetta vincente. Ai tempi nostri io ho preso tutti i giocatori, tutti gli allenatori che venivano dalla serie inferiore. Tu hai scoperto tutti gli allenatori migliori. Però venivano tutti dalla serie C, tutti. Cioè, voglio dire, le scelte molte volte vanno a braccetto con il progetto o no? Ha ragione Totò, i tempi per i direttori sono cambiati, adesso i presidenti vogliono fare un po' di più loro, i procuratori prima non c'erano, o ce n'erano pochi, anzi c'erano più i mediatori che i procuratori. Adesso è più per il direttore è più complicato lavorare, è difficile trovare un presidente che ti dà... C'hanno più spazio i procuratori? In certe società sì, in molte società. Ma addirittura se scelgono i giocatori in base a un algoritmo adesso, ci sta pure quello, non è che lo va a vedere lui, c'è un algoritmo che ti dice quanti passaggi riusciti fa, quanti tiri fa e tu scegli quel tipo. Quello è l'errore più grosso, perché certo, se non lo vedi dal vivo il giocatore... La, fine la di scelta tutto dell'allenatore... Per la società è la cosa più difficile da fare, perché tu pensi di conoscere l'allenatore ma non conosci niente, perché tu quando vai a prendere l'allenatore lo conosci dopo che ci hai lavorato, un anno, due anni, perché tu vedi la squadra e dici oddio come mi piace tatticamente, non è sufficiente perché tu non sai il carattere dell'allenatore, non sai se c'hai problemi in famiglia, non sai se c'ha gol della Reggiana, Enrico. Non sai chi se gioca a carte, come si rapporta con i giocatori, che poi giorno per giorno le situazioni cambiano e tu ne paghi, se vanno male le paghi le conseguenze, quindi noi siamo tutti bravi a dire sì, però queste informazioni sono un po' difficili da e infatti è la scelta più difficile da fare. È la scelta più difficile. Scusa, ma con la tua sposata tua moglie sapevi com'era? Fammi capire. Cioè tu, quello è un dipendente. No. Che vorrei far mettere la sigla il suo ragionamento è giusto, però cosa vuol dire che tu prendi la non lo conosci? Tu lo prendi in base a quello che vedi. Sì, ma ti sta dicendo un'altra cosa. Come fai a dirle? Appunto, non lo conosci. Ma lo deve conoscere, certo. E allora devi conoscere prima se il carattere, se ha problemi familiari, come sono i giocatori. La cosa più difficile proprio quello dell'allenatore, perché no, era un paradosso, perché ho detto tu conosci una persona, ci vivi, la conosci dopo che l'hai sposata alla fine, no? È uguale all'allenatore, infatti la maggior parte di matrimoni falliscono a lei. Che ho detto? Continuiamo a parlare dei matrimoni. No. Siccome ha ripetuto la parola matrimonio, io sono in grado per chiudere il discorso. Scusa, Enrico. Beh, è ovvio, no? È ovvio, li vediamo. E nel calcio è la stessa cosa. L'allenatore un anno va bene e l'anno dopo va male. Perché ha giocatori diversi. Dimmi, Massimo, faccio allenatore, che deve avere un direttore sportivo bravo che conosce l'allenatore, sa quello che vuole fare in campo e come vuole giocare, penso che si faccia la differenza, perché ti deve scegliere l'uomo di calcio. No, perché io ho vissuto il calcio da giocatore all'epoca e i giocatori si andavano a vedere sul campo, oggi si guarda molto sui video, quello che diceva prima Totò, e quindi se hai un allenatore e hai un direttore che lavora come si lavorava una volta, le squadre forti si fanno ancora. L'allenatore ideale per te chi è? Non il nome, il prototipo di allenatore. Il prototipo per me è quello che ha talento e ce ne sono pochissimi. Il talento è una cosa che per l'allenatore soprattutto, vabbè, anche per i calciatori, ma come per l'allenatore... Però lì dici talento tecnico? No,
talento umano? Talento significa per me capire di pallone, prevedere il pericolo, vedere la partita, cambiarla, capire di calcio. Il talento sul piano tecnico. Capire i giocatori soprattutto. Capire i giocatori, voglio dire. Capire il momento. Oggi prepari una settimana, dopo un minuto di partita cambia tutto quello che hai preparato. Se non sei pronto, infatti, sei morto. Quindi l'allenatore oggi non è un ruolo molto difficile. Quello che dicono loro è il motivo per il quale tante volte si critica, dice, ma l'allenatore ha fatto giocare Tizio, sembrava che dovesse giocare un altro, che fai? Dice, ma lo vede durante la settimana? Sì, vede durante la settimana, cioè, allora ha visto male, no, perché poi durante la partita, cioè, l'allenatore nel momento poi della difficoltà, dell'incertezza, del punto interrogativo, nel momento deve dare un po', deve mettere il suo talento, ecco, come dice Andrea. Eh sì, perché tu hai nello spogliatoio 25 aziende personali, che è l'allenatore deve guidare 25 aziende, che ognuno pensa alle proprie cose, e non è sempre, se non c'hai la testa e non c'hai cultura sia calcistica che, fai fatica. Allora, notare giustamente Andrea Costantini, che tra i tanti direttori ho commesso errore di dimenticare Giuseppe Pavone, che è stato pure Peppino. Però l'allenatore è anche colui che difende la squadra. Ci ammenda, no, sì, vabbè, Peppino è un altro livello. Colui che difende la squadra, ci sono allenatori che appena vanno male iniziano a scaricare le colpe, non è colpa mia, è colpa dei giocatori. Bravi allenatori sono quelli che... Chiediamo adesso a Andrea Iaconi, di Massimo Epifani, che è cresciuto con te, le sue potenzialità. Massimo Epifani, se non fa l'allenatore, lo prende a schiaffo. È bravo, è studia, è capace, pensa 24 ore su 24 alle proprie cose. Io ci ho lavorato insieme, andavo a vedere i giocatori quando era a Brescia. Devo dire che tutto quello che abbiamo fatto è tutto bene. Cioè, non ho avuto grandi soddisfazioni. E poi siete entrambi. E ce l'ho avuto pure come calciatore. Pescato. A Pescara. Mi ha venduto la Roma. Con Allegri. Per vendermi la Roma. Io ho venduto. Quando giocava insieme ad Allegri, no? Sì, con Massimiliano. Giusto? Sì. Meglio allenatore Allegri che giocatore. Allegri è un allenatore che c'ha il talento, perché Allegri sa parlare con tutti, previene le situazioni. Allegri è uno di quelli di... Però il tuo mito resta sempre Giovanni. Perché in altri uno così. Non lo dico scherzando, lo dico seriamente. No, vabbè, Giovanni è fuori concorso. Siamo a parlare. Vi siete sentiti ancora? Sempre, fino a due ore fa. Capito, Francesco? Lo so. Cosa? Che si sentono in continuazione. Cioè, no, ogni giorno. Vabbè, sono stato insieme. La porta aperta, perché tutti sono amanti del gioco di Gallone, anche Massimo. Vabbè, io ho avuto come ragazzino, ma ti incantava quando insegnava calcio. Ma ancora adesso. Non è stato tanto bene in questi ultimi mesi. E Gallone cosa dice di Allegri? Ogni tanto, quello che si può dire, ogni tanto qualche frecciatina sul... Ma ha detto che oggi si doveva parlare, perché gli doveva dire un po' di cose. Andrea, allora com'è andata? Cesena Reggiana, stanno sul 2-1, noi siamo proprio all'ultimo giro. Come 2-1? È una partita bellissima, perché la Reggiana attacca, il Cesena agisce di rimessa, sempre 2-1. Sul 2-0 c'è stata una clamorosa palla gol per Bortolussi del Cesena, gran parata di Venturi, poi il gol della... Quanto manca esattamente? Manca ancora un bel po', siamo al 18° del secondo tempo. Ancora in tempo a pareggio. Il pareggio già sarebbe un risultato più abbordabile per tutti. Allora, che ha segnato la Reggiana? Zamparo, che aveva preso la traversa a inizio secondo tempo ed era entrato dopo l'intervallo. Ma Andrea, ci fai il nome di un tecnico emergente in Serie C che ti è piaciuto? Non so, Diana della Reggiana, che... Vabbè, Diana lo conosco perché è di Brescia. Quello del Renate, adesso che non ricordo, c'è Andrea che mi supporta. Era Renate e Diana. No, anche quello di quest'anno. Quello di quest'anno mi manca. Io posso dire bene di quello del Sud Tirol, perché ha lavorato 4 anni con me. Javorcic. E io ho fatto fare la Serie B, ho allenato un po' in B. A te Massimo ti piace come profilo? Ma vabbè, tu lo conosci. Sì, lo conosco. La Serie C la conosco poco, la vedo poco quest'anno, quindi, ma ci sono allenatori bravi.
dei bravi che fanno giocare bene le squadre. E... una sorpresa anche con la Vitto, se vogliamo. Ma con la Vitto non è una sorpresa, che io l'ho avuto anche da allenatore l'ultimo anno che ho giocato in Serie D. Con la Vitto viene dalla gara. L'hai avuto come allenatore? Sì, sì, come allenatore. Hanno Tresco, a Migliani, l'ultimo anno di Serie D che ho fatto. Lui era giovane, grande conoscitore di calcio e sta facendo grandi cose. Oddo ce la può fare con il Padova? Beh, Oddo è bravo. No, ti chiedo se ce la può fare. Secondo me sì. Secondo me sì. Però poi se ce la fa Oddo, ce la fanno quell'altro, non ce la fa il Pescara. Ci pensi se il Pescara dovesse incontrare un Foggia o un Padova? Sarebbe bello o no, Francesco? Sarebbe bello, ma sarebbe... Che ci può stare, Sì, sì, è ovvio che ci può stare, come no? Però altri ex non ne abbiamo da affrontare sulle panchine, no? Ma c'è Bucchi a Trieste, ma sta andando male, chissà se resta Bucchi a Trieste. È difficile, però un incontro col Foggia è praticabile potenzialmente... E Vivarini a Catanzaro. Vivarini, certo. Sì. È potenzialmente fattibile già al terzo turno un Pescara-Foggia. Sì. Allora, siamo in chiusura. Totò, domenica alle 14.30, perché l'orario è stato anticipato, c'è Pontedera, partita che l'andata ha riservato con la grande amarezza della sconfitta, una delle poche in trasferta. Pensi che in queste 5 giornate il Pescara mantenga almeno un po' di continuità? Ma l'occasione c'è, voglio dire, deve avere... Cioè, questo risultato del Cesena condiziona un po', il terzo posto. Sì, sì, condiziona, però io, come ripeto, non deve essere la classifica a determinare... Ma fra terzo e quarto cambia tanto. No, però per loro, voglio dire, per chi va in campo, in modo di... non deve essere quello. Se deve entri essere... come migliore quarto, Andrea... Come le terze. Esattamente, il problema è quello. Terzo turno. E vai al terzo attualmente turno. È la migliore quarta. Vinci intanto le 5 partite, lascia per il Cesena. E attualmente la migliore quarta è 57. Però vinci, c'è... conferma Andrea, scusa, allora, c'è la Renate a 55 punti del girone A, quindi il Pescara è 56, messo meglio, ma c'è la situazione del girone C da monitorare, perché lì c'è l'Avellino che ora è terzo, che deve recuperare una partita, e poi c'è un'altra squadra che deve recuperare una partita, che è il Monopoli, che potrebbe, vincendo quella partita, andare a 58. Quindi però Totò, fa un altro tipo di discorso. Scusa se insisto, il problema non è se tu arrivi a 55-56, fai terzo, fai quarto, il problema è arrivare a 55-56 perché stai giocando bene, cioè voglio dire, non è questione di piazzamento, il problema è come ci arrivi. In questo momento il Pescara sta alternando, sta facendo sicuramente molto meglio della prima fase, però deve avere questa continuità soprattutto di gioco e dei risultati, perché poi se fa terzo o quarto non è quello il problema, anche perché tu non li conosci gli avversari. Chi l'ha visto? Avete visto il Foggia? Avete visto il Padova? Noi non li conosciamo, ma loro li conoscono. Ma chi conosco? Che hanno visto? Hanno visto? Che significa hanno visto? Che conoscono? Ma che stai a dire? Nel secondo turno giocando contro la squadra che lo conoscerà la prima del 2-1 di prima, ma che dici? 2-1. Ancora devi capire come gioco, come fanno, che quindi Epifani non conosci i giocatori, lo sai che tu non conosci i giocatori delle squadre avversarie? Sì. Ma quali avversari? Sono gironi diversi, lo vuoi capire o no? Però tutti conoscono tutto. Allora io che ho 40 anni, 50 anni, non noi. Va bene, poi gli allenatori sì. Allora invece quelli del proprio girone li conosce. Auteri, scusami Totò, ha fatto 90 punti. Voglio dire, Auteri conoscerà meglio già da ora il girone C, che è quello che ha frequentato di più, e molti di quei giocatori, di quelle squadre e di quegli ambienti li conosce bene. Conoscerà molto meno bene le squadre del girone A. Va bene, siamo proprio all'ultimo giro per i saluti. Chiara, Massimo, intanto in bocca al lupo per il proseguo del tuo campionato. Domenica si riprende. Sabato. Playoff ancora a portata di mano, sì. Sì, vabbè, il campionato mancano 10 partite, ancora aperto. Ancora 10 partite, caspita. Non per il primo posto, ci siamo allontanati, però sicuramente per lottare per arrivare a un piazzamento importante. Ad Andrea Iaconi devi dire anche grazie per quanto ha fatto nella tua carriera? Ma io... Oppure poteva fare di più, puoi dirlo, Lui poteva fare di più, sicuramente poteva fare di più per me. No, per me Andrea l'ho avuto da ragazzino quando stavo a Pescara. Mi ha venduto la Roma, quindi anche se sarei voluto rimanere a Pescara, però era una plusvalenza. No, è stata una plusvalenza. Non parlate di plusvalenza. Però ti devo dire, nell'esperienza di fine, quando ho smesso di giocare, che andavo a vedere le partite, da lui ho rubato molte cose.
perché è un conoscitore di calcio, non è perché è direttore vero, e quindi gli ho rubato, ho cercato di rubare tutti i trucchetti del mestiere. E oggi con chi ti sfoghi a parlare di calcio? Non credo con tua io? Moglie. Io? Con gli allenatori, Sarri, che cosa, come si chiama? Marco Giampaolo ha vinto la partita importante ieri, quindi ha messo una bella ipoteca per la salvezza, più tranquillo. Un bel giro, dai, allenatori. Un giro suo. Andrea, possiamo chiudere qui perché non daremo ovviamente il finale. Però poco fa palla gol ancora per la Reggiana con Zamparo che ha cambiato il volto di questa partita, tutto può succedere. Prevediamo, si gioca sul filo. Cioè, speriamo che possa almeno finire in parità, sì, per limitare un po' i danni. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Laura Sibenato delle telecamere. Andrea, ti ringrazio, ringrazio grazie, ovviamente in maniera particolare Andrea Iaconi, grazie a Massimo Epifani, grazie a Toto Leonardi, Riccardo Clinco e Francesco Di Francesco. Lunedì prossimo ci avvicineremo ancora di più alle tappe finali di questo campionato. Grazie per averci scelto.